Siamo con il mister del Lavazzanese, Gianni Onidi. Allora, la partita di oggi che sarà disputata sarà contro il Melicucco. Vediamo cosa si attende da questa partita il mister. E come state preparate soprattutto questa partita? Niente, cosa ci attendiamo? Ci attendiamo una bella prestazione dei ragazzi che in questo periodo sono convinti delle loro, diciamo, delle loro forze. E poi ci aspettiamo soprattutto una buona prestazione della nostra punta e del nostro centrocampo, che adesso sta vivendo un periodo abbastanza tranquillo. Allora, siamo con il mister adesso del Melicucco e vediamo cosa pensa di questa partita, cosa si attende da questa partita e soprattutto per quanto riguarda il campionato, quali sono le ambizioni di questa formazione. Allora, voglio precisare che io non sono l'allenatore, sono il preparatore atletico, faccio le funzioni del mister perché è a casa, è rimasto a casa bloccato per motivi di salute. Per quanto riguarda le ambizioni di questa partita, noi siamo venuti qui con il proposito di fare la nostra partita, di dire la nostra non solo durante la partita ma nel corso del campionato. Quindi le nostre ambizioni sono risapute, sono quelle di fare un campionato di vertice. Siamo venuti qui con il massimo rispetto della squadra avversaria e quindi vogliosi di fare una grossa partita e vediamo quello che... Come formazione Lavazzanese fa paura o no? Beh, chiaro, è una formazione di tutto rispetto. Noi la rispettiamo come abbiamo rispettato fino adesso qualsiasi avversario. Non prendiamo assolutamente sotto gamba questa trasferta. Siamo consapevoli di affrontare una squadra grintosa e determinata, quindi ci aspettiamo sicuramente una partita impegnativa. In bocca al lupo per la partita, allora. Crepi il lupo. Nona giornata del girone G, Lavazzanese sesta in classifica con 12 punti, ospita la prima della classe di Melicucco, quota 18. Lavazzanese si presenta con Franzetta e Pali, difesa 4 con i centrali Francesco Massa e Martelli, a destra Andrea Massa e a sinistra Domenico Nessi. Barriere di centrocampo con De Masi e Nessi, esterni Sandro Maile e Calogero, Domenico Moscato d'Ausilio dell'unica punta Moscato Francesco. Lavazzanese attaccherà da destra verso il sinistro dei vostri tre esterni. I primi spunti sono però del Melicucco, che su un'incertezza difensiva di Andrea Massa sfiora il vantaggio di scivolata. Bella poi la triangolazione sulla fascia destra, palla al centro, sponda e tiro però che fa altissimo. Un'azione simile si svolge sempre sulla destra, colpo di tacco a smarcare il compagno di squadra che dà a rimorchio al centrocampista dietro, che però prova a calciare al lato un tiro molto smorzato. Lavazzanese si affaccia in avanti con una punizione di Calogero che Maida però non riesce a deviare. Passiamo con le immagini al secondo tempo senza cambi. Subito su uscita Franzè si infortunia e viene prontamente soccorso dal competente Stefano Moscato. Incapace di proseguire però viene sostituito da Moscato Vincenzo. Inoltre l'ariete Lorenz sostituisce Francesco Moscato. Su una palla invece prolungata da De Masi, l'ariete protegge la palla, si inserisce Moscato. Chiede l'1-2, colpo di mano in area di rigore ed è rigore per Lavazzanese esattamente al decimo minuto. Dal dischetto si presenta, come si può vedere, ecco qua, dal replay il netto fallo di mano del difensore del Melicucco. Si presenta quindi Moscato Domenico. Lavazzanese 1-0 al decimo minuto, Moscato spiazza il portiere avversario. Così prova a risvegliare Lavazzanese con questo rigore Moscato. Il risveglio del Lavazzanese sarà netto, così De Masi lancia Maida che guadagna che va sulla fascia destra e dal fondo prova a crossare del corner. Corner per Lavazzanese al 21esimo minuto. Il capitano va a battere il corner che disegna una parabola che va ad incrociare il Boeing Nesci. Appena decollato e firma il 2-0. Dal replay, come possiamo ammirare, sarà un po'... Si vede il bellissimo stacco imperioso a centro area del centrocampista lavazzanese.
ma la Vazzonese adesso non si ferma più. Così il capitano prova il numero ed è fallo. Fallo, un buon calcio di punizione sulla faccia va Calogero, palla al centro e la difesa del Melicucco libera con un po' di affanno. Nell'azione seguente ecco Nesci che in bello anticipo lancia in verticale l'attaccante Lorenzo che nel 2 contro 1 sciupa malamente, sciupa. Ma la Vazzonese non è ancora sazia e trasforma un'azione difensiva in offensiva grazie alla velocità della freccia del sud sul binario centrale. Ecco Sandro Maida va solo, prova a puntare il portiere ma l'estremo del Melicucco evita ancora il triste neutralizzando il convoglio Maida. Continua però l'azione e il Melicucco si presenta in avanti. Sono in 3 del Melicucco che però vanno a lisciare la palla. Finisce così la partita, 2-0 per la Vazzonese che con questa vittoria raggiunge quota 15 restando ancorata al sesto posto e accorcia ancora di più la classifica. La vetta infatti vede 6 squadre in soli 6 punti, il Melicucco lascia il primato alla Zungrese. Domenica la Vazzonese sarà ospite a Oppido contro il Piminoro e tutto e si può staccare con le immagini.